Al via al Cairo in Egitto, Macfruit Attraction organizzata da Cesena Fiera e Feria di Madrid dal 4 al 7 maggio. 30 le aziende italiane presenti in rappresentanza del settore dell'ortofrutta, 30 i paesi rappresentati in tutta la fiera. Il Nord Africa è infatti un'area strategica per i prodotti ortofrutticoli italiani, soprattutto dopo la crisi del mercato russo. Macfruit Attraction vuole quindi essere un appuntamento fieristico di fondamentale importanza per le aziende italiane che vogliono sottolineare o implementare la loro presenza soprattutto sui mercati esteri. Un'importante collaborazione con i partner spagnoli per creare questo sistema di internazionalizzazione, ma dare anche opportunità alle aziende dell'ortofrutta italiane e non solo. Certo, l'internazionalizzazione della nostra fiera era uno dei punti chiave che ci eravamo riproposti. Il primo era lo spostamento del Macfruit a Rimini per dare la possibilità a questa fiera di svilupparsi e di crescere sul piano internazionale. Ma la seconda era quella anche di portare le nostre esperienze organizzando fiere estere. Sembrava una cosa impossibile da fare, Cesena è una piccola realtà fieristica. Abbiamo fatto una partnership importante con un partner molto più grande, che è la Fiera di Madrid, per fare insieme, per sviluppare questa piattaforma globale, che sarà appunto Macfruit Attraction, che intendiamo sviluppare non solo qui nel Medio Oriente e nel Nord Africa, come è il Cairo, ma a livello mondiale, quindi là dove ci sono delle aree che sono di interesse dei nostri espositori. Quindi una forte spinta verso l'internazionalizzazione, anche alla ricerca di nuovi mercati. Certo, noi non vendiamo prodotti, noi offriamo come fiera delle opportunità ai nostri espositori, ma le fiere sono il modo probabilmente più semplice, anche più efficace, speriamo, per contattare nuovi clienti, per vedere nuove situazioni. Ed è per questo che abbiamo individuato l'area del Sud America come un'area estremamente interessante, non solo per la produzione, ma anche per chi produce macchine, per chi produce tecnologie e soprattutto, diciamo, tutta l'area asiatica, che è una grande area di consumo e anche di produzione. Il settore dell'ortofrutta è un settore in cambiamento, anche lo sviluppo dei trasporti influisce per quanto riguarda l'esportazione da parte di aziende italiane verso l'estero, come cambierà anche nei prossimi anni? Beh, intanto il cambiamento è dovuto proprio alla rapidità dei trasporti. Se pensiamo che una nave, un container, quindi da Alessandria ad Egitto al porto di Ravenna ci mette 3 giorni, e questo costa mediamente 8 centesimi al chilo, quindi quello che si spende praticamente andare da Roma a Milano con un camion, questo spiega il perché diciamo il processo ha subito una grande accelerazione, quindi rapidità, efficienza e disponibilità di container frigo. Io credo che questo nei prossimi anni è destinato ulteriormente a svilupparsi, cioè io mi ricordo molti anni fa, anche non tanti, 5-6 anni fa, spesso non si trovavano i container, uno non aveva disponibilità, oggi questi si trovano senza problemi e tutto questo chiaramente non favorisce questo processo di globalizzazione. Certamente il panorama internazionale, geopolitico, soprattutto politico, fa cambiare i mercati di esportazione. L'Egitto è un esempio di questo. Certo, purtroppo non stiamo vivendo una realtà facile dal punto di vista diplomatico. Noi siamo ben coscienti del grosso problema che qui c'è stato, siamo anche solidali con la famiglia di Regeni, il business va avanti, noi auspichiamo che i problemi che ci sono in corso con l'Egitto si risolvano, speriamo che si ricreino le condizioni per poter fare, perché il commercio internazionale ha bisogno di tranquillità, ha bisogno di situazioni non di tensione, non di guerra. Lo ricordo perché c'è un altro grande mercato per le produzioni italiane, soprattutto mele, che è la Libia, che oggi è praticamente devastato da una guerra civile, ma anche la Siria, anche altri paesi del Medio Oriente che si trovano in situazioni di difficoltà. Quindi questo è il nostro primo obiettivo, cercare di fare in modo che si crei una situazione di tranquillità. Poi sta alle imprese e noi che siamo il loro braccio di cercare di sfruttare queste opportunità.
Oltre l'ortofrutta c'è anche un mercato per le tecnologie italiane. Cosa manca? Io credo che le tecnologie sono veramente il punto di forza della filiera ortofrutticola. Io spererei che riuscissimo, così come ha proposto l'ex segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, che ha proposto un vero e proprio piano Marshall per i paesi africani, soprattutto la parte subsahariana, come condizione per intervenire strutturalmente sull'immigrazione. Se noi non creeremo sviluppo in questi paesi africani, non riusciremo a fermare questa ondata di immigrazione. Io credo che l'ortofrutta abbia un ruolo importantissimo da giocare in questa direzione, soprattutto il settore sementiero, soprattutto tutta la parte tecnologica. Penso ai sistemi irrigui che fanno risparmiare acqua. Con interventi anche non enormemente costosi si possono ottenere dei risultati importanti per creare prima di tutto una situazione di disponibilità di cibo per queste popolazioni, per vedere di farle uscire dalla miseria e dal sottosviluppo. Mac Fruit Attraction nasce con l'obiettivo di diventare un grande marchio internazionale per il settore strategico che è quello dell'ortofrutta. Sì, effettivamente oggi è un giorno importante per il settore ortofrutticolo internazionale. Sì, in effetti è un territorio importante per il settore ortofrutticolo internazionale. L'obiettivo è quello di creare un nuovo marchio globale, Mac Fruit Attraction, unendo due fiere, Mac Fruit e Fruit Attraction, la cui prima edizione è avvenuta in questi giorni al Cairo, in Egitto, culla dell'agricoltura mondiale. E in questo senso siamo molto contenti e soddisfatti, visto la presenza in fiera di 59 aziende del settore ortofrutticolo e 300 aziende del settore food all'interno di Food Africa. Tutto ciò ci stimola a continuare a lavorare per il futuro. Come è nata la collaborazione con Cesena Fiera? Una collaborazione molto stretta sia con Renzo e con Valentina. Sì, dal primo momento c'è stata sintonia e una forte condivisione della mission strategica, ma anche la convinzione del lavoro e delle fiere MacFruit, che appartiene allo stesso filone di Fruit Attraction. In questo 2016 celebriamo la presenza di 1200 aziende in esposizione e 55.000 visitatori appartenenti ad oltre 100 paesi, e una crescita del 20% rispetto all'edizione del 2015. Quindi sono molto contento di questa collaborazione, che certamente porterà nuovi contratti commerciali. Siamo con Pietro Tombaccini, che è responsabile economico commerciale dell'ambasciata italiana al Cairo, che tra l'altro è anche un cesenate. Oggi è presente a Mac Fruit Attraction. Cosa rappresenta il mercato egiziano per i prodotti ortofrutticoli italiani? Ma rappresenta un mercato molto interessante, con un notevole potenziale. Parliamo di 90 milioni di persone. Ovviamente per il momento una minoranza di questi 90 milioni, possiamo dire un 10-15 milioni, può permettersi prodotti italiani. Comunque è una quota che sta crescendo e quindi è un mercato di sbocco già importante per alcune nostre produzioni, come ad esempio le mele. In questo momento i rapporti diplomatici, come leggiamo sui giornali, stanno subendo qualche crepa? È solo un allarme o sta veramente accadendo? Ma in realtà noi continuiamo il nostro lavoro. L'Egitto è e rimarrà un paese molto importante per l'Italia, insomma, condividiamo una storia comune molto lunga, abbiamo interessi in comune assolutamente strategici, quindi da questo punto di vista continuiamo a lavorare per mantenere dei rapporti saldi e importanti tra i due paesi. Oltre ai prodotti ortofrutticoli, quali potrebbero essere altri prodotti di interesse da parte dell'Egitto? Ma innanzitutto già l'Egitto importa circa 3 miliardi di euro all'anno dall'Italia, e oltre alle importazioni c'è una presenza italiana come investimenti tra le più importanti in assoluto. Ovviamente parliamo del gruppo Eni, ma ci sono anche altre realtà italiane presenti in Egitto da molti anni in settori strategici. Quindi per il momento l'Italia vende soprattutto macchinari e partecipa, diciamo, all'allargamento della base industriale egiziana. Quindi è un paese emergente, quindi in una fase di sviluppo in cui ha bisogno soprattutto di questo tipo di prodotti. Ovviamente incomincia ad esserci anche degli spazi crescenti per il cosiddetto Made in Italy,
o comunque per prodotti di largo consumo. Tramaco, azienda con sede a Ravenna, specializzata nel trasporto soprattutto dell'ortofrutta, del refrigerato. Come è nata questa azienda e come si è sviluppata negli ultimi anni? L'azienda è nata nel 92 nel modo più semplice, nel senso a Ravenna c'era un piccolo traffico inizialmente di agrumi. A quei tempi c'erano solo i pompelmi che potevano entrare in Italia come agrumi da Cipro. Io ho avuto la fortuna di avere la possibilità di seguire quel traffico, è stata una folgorazione, mi sono appassionato a questo tipo di attività e ho lavorato finché non sono stato in grado di aprire un'azienda e specializzarla in questo settore, cioè nel trasporto via mare, via terra e di conseguenza di prodotti ortofrutticoli da paesi soprattutto del Mediterraneo orientale, perché sono i paesi meglio collegati con la realtà in cui mi trovavo, cioè Ravenna, che è il porto con i migliori collegamenti per appunto paesi come l'Egitto, Israele, Cipro, Turchia, eccetera. E questo spiega anche la vostra presenza oggi in fiera. In tutti questi anni il lavoro è cresciuto e si è sviluppato tantissimo, è andato di pari passo con la crescita sia della produzione egiziana sia dell'esportazione italiana, perché adesso finalmente questo traffico, ad esempio, fra Italia e Egitto si è bilanciato, perché per quanto ci riguarda noi i volumi trasportati dall'Egitto verso l'Italia nel 2015 sono stati più o meno eguagliati dai volumi di frutta italiana, in particolare mele, kiwi, susine e nettarine esportate verso l'Egitto. Assieme al settore dell'ortofrutta è importante anche l'esportazione di tecnologia dall'Italia verso questi paesi, come per esempio l'Egitto. Sì, noi siamo Serma, che è una realtà di Cesena, che produciamo impianti e soluzioni innovative per la calibrazione e il confezionamento di prodotti ortofrutticoli. In Egitto siamo presenti con una struttura di agenzia e di servizio tecnico, abbiamo già venduto, diciamo, il primo impianto e siamo presenti a questa fiera per aumentare la nostra presenza locale di vendita su questo mercato, non solo sul mercato egiziano ma anche su tutto il mercato del Nord Africa. Che opportunità rappresentano questi mercati per un'azienda come la vostra? Opportunità molto interessanti, perché sono tutti paesi in crescita notevole, soprattutto perché molte realtà egiziane stanno aumentando il loro export verso l'Europa, in quanto hanno dei prodotti molto competitivi e di ottima qualità, per cui stanno sempre chiedendo tecnologie di livello più alto in modo da avvicinarsi sempre di più ai prodotti europei. Quali tipi di prodotti in particolare? Noi siamo molto forti per il discorso di macchine per la selezione di agrumi, abbiamo fatto delle soluzioni innovative per il melograno, che è un prodotto in forte crescita non solo in Egitto ma a livello mondiale, abbiamo fatto anche soluzioni per pesche nettarine per controllare la qualità esterna e il grado di durezza come anche la qualità interna, quindi diciamo ci stiamo strutturando sempre per avere qualcosa in più rispetto ai nostri competitors.